Devi amare ciò che fai per volerlo fare ogni giorno, mettendo esperienza e passione ad ogni nuova sfida. Perché per essere capaci di rispondere alle vostre chiamate, abbiamo investito per 50 anni nelle mani, teste e cuori di chi, come noi, ha fatto del lavoro la propria passione e di chi, come voi, ha scelto di mettere qualità nella propria vita, rendendo più confortevole e sicuro il mondo in cui viviamo. Dago Elettronica. Innovativi per tradizione. Didattica a distanza per gli alunni delle scuole dell'infanzia. I genitori dell'Istituto Comunale Manfrini di Fano scrivono a Sindaco Seri e Assessore Mascarin per chiedergli il ripristino dei laboratori in presenza per un'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni speciali per non penalizzarli ulteriormente in questa fase così delicata. I nostri bambini che ci chiedono la presenza e ci chiedono di poter stare con i loro amici. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, recita il detto, ma il governo ha deciso che questa Pasqua la passeremo in lockdown e a casa da soli. Tutto questo per arginare la terza ondata del contagio. Siamo stanchi, siamo stufi, molto. È pesante come situazione per tutti, specialmente per i bambini. Anche nelle Marche stoppa la somministrazione delle dosi di vaccino AstraZeneca. In attesa del responso sulla sua sicurezza da parte dell'EMA, i pareri delle persone che devono vaccinarsi si divide tra chi ha fiducia e chi invece esprime dubbi e perplessità. Se ci sono delle anomalie, è fatto bene che hanno bloccato. No, ma AstraZeneca è un vaccino sicuro, secondo me. L'AstraZeneca, se c'è quello, non lo faccio. Fra un minuto lo farei. Anche la regione Marche stoppa la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca in attesa dei dati sulla sua sicurezza che l'EMA sta valutando. Nei punti vaccinali si sta procedendo solo con le seconde dosi di Pfizer e Moderna. Gli altri, prenotati per la prima dose, dovranno essere richiamati. Oggi avevamo in previsione oltre 300 persone a Fano e il 18 ne avevamo circa 672 a Pesaro. Seduta a Fiume di quasi 12 ore del Consiglio regionale delle Marche, tutta concentrata sull'emergenza Covid, status delle vaccinazioni e dati sui contagi e ricoveri al centro dell'attenzione. E l'assessore competente, Filippo Saltamartini, ha dovuto rispondere a più interrogazioni, tra cui quelle anche del Movimento 5 Stelle. Abbiamo scoperto che siamo primi in Italia per occupazione dei posti letto con malati Covid. Siamo anche qui quarti in Italia per incidenza dei nuovi contagi, secondi per incidenza dei degenti Covid in terapia intensiva, quinti per incidenza dei degenti Covid negli altri reparti. Oggi è la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19. Con l'ok all'unanimità della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, è diventata legge. L'immagine simbolo di questa giornata, i 70 camion militari che esattamente un anno fa portarono via da Bergamo i feretri perché nel cimitero cittadino non c'era più posto. E me l'ha mandato un amico mio di Bergamo in diretta, quello dei camion fuori dall'ospedale dell'esercito con tutte le bare. Ci rimarrà, credo, nella testa per parecchio tempo. È un pensiero a tutti i parenti delle vittime, perso anche lo zio. Gli uomini del commissariato di Fano nei giorni scorsi hanno effettuato in diversi quartieri della città controlli mirati in casolari abbandonati, teatro spesso di spaccio e illegalità,
controllati 150 veicoli e 65 persone, scovati tre stranieri abusivi in un casolare abbandonato in zona zuccherificio ed arrestata una donna autrice di 4 furti in gioiellerie tra Marche e Umbria. Il tempo delle vacanze si avvicina e l'Unione Europea presenta la sua proposta. L'obiettivo è ripartire, dice Ursula von der Leyen, propone il passaporto vaccinale per chi ha ricevuto il siero anti-Covid. In vigore entro metà giugno sarà disponibile gratuitamente in formato digitale o cartaceo. Giusto o sbagliato, l'opinione pubblica si divide. Sarebbe una cosa buona? Certo, perché almeno ci permetterebbe di girare un po' questo mondo. Non tiene conto, secondo me, dei diritti costituzionali. Mondo della cultura e dello spettacolo paralizzato dalle misure anticontagio, teatri vuoti, spettacoli online senza applausi e senza il calore del pubblico. E veramente finisci di recitare, non c'è un applauso, c'è un silenzio terribile. Un grido di dolore del mondo della cultura, ma anche di speranza per il futuro.